Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Sparks. Oggi andremo a giocare contro la nazionale della Russia, con ovviamente l'Italia. Quindi l'Italia mi ha convocato ancora una volta per una nuova amichevole. Giocheremo contro la Russia e voglio vedere tantissimi like in questo video se siete dei veri tifosi dell'Italia su Stumble Guys. Tra poco vi annuncerò una cosa importante: potrebbe arrivare il campionato europeo di Stumble Guys. Ma se volete più info, le date e tutto, mi raccomando, spaccate di like, almeno 8000 like sotto questo video qua. Se fate bravi ve lo porto pure o tramite serie o anche tramite live. Ragazzi, iscrivetevi al canale, campanella attiva, e andiamoci a vedere adesso Italia-Russia. Sigla! Primo round di questa Clan War, Italia amichevole contro la Russia. Su Space Race ovviamente non si usano emoticon, si va soltanto al centro. Io vado delle tende qua, ho capito. È troppa confusione. Preferisco andarmene qua, anche se no la faccio body block e casco, come sempre. Ma sono tutti dell'Italia, eh? Attenzione. Allora me la faccio chill, aspetta. Vai. Se ci qualifichiamo tutti sarebbe perfetto. Buona. Vai. Ora, se vai in finale, prima partita, prima finale. Ok, già parto, mi sono un po' messo maluccio io. Quanto odio sta mappa, ragazzi. Ho messo al centro preciso. Ok, ha battuto i due russi. Vai. È forte sta Russia, oh. Prova a passare, niente, preso. Vai, grande Shelby, no? Sì! La porta a casa! Lo Sparksone! È in trufola come il canguro! Come non qualificarsi a un turno per colpa dei random che sono entrati. Vediamo chi c'è davanti dei nostri. Abbiamo Falco che sta davanti, ma sono tipo quattro russi che ridono. Cosa dire che tra un po' cadete tutti? Come se non conoscono Sparks. Vai Falco, direttamente alla piattaforma. Niente. Potete andare direttamente alla piattaforma. Bravo così comunque, vai. Buona Falco, bravo, la rimonta, vai. Bravissimo Falco. Non ti arrendere Falco, non ti arrendere. Vai. Sinistra. Niente. Corri, vai Falco. Vai Falco. Ah, ma tanto questo qua è manco la finale. Nel dubbio mettiamo hype lo stesso. Lavaland con 4 italiani e 4 russi. Una partita equilibrata, ma sappiamo già che Lavaland non è equilibrato. Che fastidio quando fanno la ha-ha delle risate. Giuro che è una cosa mi metto nervoso. Guarda come ridono. Ma Kovac si è tirato di sotto. Ma che ha fatto? Abbiamo uno Shelby da solo, poverino. Facciamo un po' di compagnia. È molto... Eccolo qua. 3 russi e 2 italiani. Eravamo pari inizialmente. No, Shelby si schianta. E mo? La vincono i russi. Nato Patiru. Dai, concentrazione perché siamo su ambo stambolo. E qua i body block sono infiniti. Buono. Vabbè, lasciamo sta. Lasciamo stare che tanto l'abbiamo persa. Cavalettas. Quanto odio Stumble. No, questa no. Stumble, cioè, se parto da dietro è finita, raga. Se parto davanti c'è una chance che potrei arrivare. Da dietro è finita. Secondo me la vince Fedo. Vai Fedo, bravo Fedo, così. Imboniti. Ma sai che si perde tempo facendo sto giro? Me ne sono accorto l'altra volta. Abbiamo Kovac davanti, attenzione. Speriamo non lag. Vai Kovac. Insieme a Shelby. Non contrastate. Uno che c'è Patiru. C'è Patiru. Occhio a Patiru, bravo. Shelby. Vabbè, che ha fatto Shelby, raga? Ma che ha fatto? Kovac. Cattivissimo Kovac. Ruba la win a Shelby. Cattivissimo. Questa sì che è skill. Tire pole. Qua non passo mai io, perché piglio sempre qualcosa di brutto. Andiamo. Subito, casco subito. Vai. Mi sono salvato, non so come. Non so come ho fatto a salvarmi. Bravissimi russi, vai, andate. Per me è tutta dritta. No.
Vai, 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 vai. Sì, non ci credo. Ma dai, ma non ci credo. Abbiamo Andre Kovac con un ottimo spawn. Anche Miguel potrebbe andare con l'ottimo. Infatti Miguel usa il super sprint. Andiamo su Miguel. Eccolo qua, no, questo è Andre. Dov'è Miguel? Ecco Miguel. Con la maglietta rosa. Come i ciclisti. Grande Miguel. Ha fatto una cosa assurda. Andare direttamente sul secondo. Che il Q che ha avuto alto Miguel. Grande GG Miguel. Sta giocando benissimo. Prova qua. Beh, vabbè. Che stile, che stile. È il tag, raga, è il tag. Quelle M ti fa i poteri da supereroe. E Miguel porta a casa la terza vittoria. GG per Miguel. Cavaletta, bombardment. E credo Polpo. E anche i nuovi, c'è anche Andre, c'è Jovas. Matteo non so se cerca. Oh, questi c'hanno con me ora. Miguel. Voi non capite che quando, anche se non mi killate, per me è partita persa ormai. Perché adesso io mi destabilizzo. Vabbè, va. Mi stanno abbracciando. Voglio il punto a favore. Mi metto qua a rischio. Va bene così. Mi stanno già spingendo. Ma dove butto se scivoli, occhio. Super concentratissimo lo Sparks. Me ne vado qua. Ai, ai, le bombe, corri. È finito, abbiamo perso. Sì, qualificato. Se va, ragazzi, se va in finale. Ma ancora Overunder. Ah, 3 volte su 3. Sembra, ha preso un palo in pieno. 68 persone addosso. Ma porca paletta. Permesso. Vabbè, ha preso la strada più lenta del mondo. Ma che cavolo. Vai. Sì. Fallo. Vince l'Italia. Grande Shelby si ripiglia la partita di prima. Ok, ragazzi, sesto round. Vediamo un po' come va. Ma c'è un bot. Ah, giusto, perché i bot ci devono essere forza. Perché siamo in 14. Tutta dritta. Cavaletta. Ma porca paletta. Ma veramente. Corri Sparks. You can do it. Ma mi hanno buttato giù loro. Da, ma porca paletta, è impossibile giocare così. Tutti che spingono. Ma porca paletta. Ma si può giocare una clan war su Tilefall? Porca paletta. Vai Miguel. Sai quello che devi fare. Forza. Killa tutti. Eccolo mica che parte velocissimo. Mi sa che body blocca qualcuno, mi sa Kovac. Però vabbè, sono davanti Fedo e Mika, quindi alla fine non c'è niente da perdere. L'importante è che vince qualcuno. Grazie a Pasquale Saladiello per l'euro. Eccolo Miguel che pusha direttamente verso l'arrivo. Vuole il suo punto, perché ancora non ha fatto punto. Sì, un punto l'ha fatto, Mika, mi pare. Si va a pigliare il boost. Vediamo un po'. Ed è centrale. Mo' becca il buco e perde. GG Miguel, 5-1 per l'Italia. GG in chat, ragazzi. Icy Aids. Ho visto che la Russia sa fare bene sta mappa. Vediamo un po' come va. Già spawn un pochettino brutto per me. Via. Ma porca paletta. Ma guarda che schifo. Levati. Botto del cavolo, levati. Ma guarda come sono stabilizzato da un bot. Cioè, veramente, partita fatta bruttissima per me. Non ci credo. Oh, aspetta. Cioè, il doppio tuffo si alza subito. È incredibile. Cioè, doppio tuffo e si alza subito. Cose assurde. È messo bene Andre, Kovac e Falco. Vediamo chi dei tre va all'arrivo. Falco è andato dietro. Abbiamo Kovac davanti. Vediamo un po'. Può portare il punto e decidere la partita, Kovac. Buono anche qua, come Miguel. Perfetto tutto. C'ha dietro Andre anche Fedo, quindi è tutto tutto chill. Non ha nulla da perdere. Ha rallentato un po' qua alla fine, però ormai è fatta. Aspetta, c'è uno della Russia che sta avanzando. È partita la stazione. Sta rischiando. Occhio! Rischia e porta il punto Kovac. Quindi finisce così la Clan War, raga. Finisce con un totale di 6-1 per l'Italia. E finisce qui la partita, 6-1 per l'Italia, devastati. Grazie a tutti voi che siete stati in live a guardare la partita. Ovviamente mi raccomando, spaccate di like anche il video, perché devono vederlo tutti in Italia. Quindi spaccate il like, perché più like pigliamo
E più andiamo e voliamo in tendenza. Quindi mi raccomando, ragazzi, like, iscrivetevi al canale, campanellina attiva. Oggi pomeriggio in live ci sarà Italia-Ucraina. Giocherò pure io con la nazionale italiana, quindi tutti a tifare sia Sparks che l'Italia stessa. Da Sparks è tutto, ci vediamo pomeriggio in live. Bella!